Buongiorno a tutti, bentornati su AtioTube. Oggi ci occupiamo di omeopatia e in particolare della eccezionale notizia che il FNOM CEO abbia deciso di prendere una posizione sull'omeopatia, una posizione basata sui fatti, e per celebrare questa occasione daremo un'occhiata a quello che degli omeopati hanno definito il più grande e più importante studio farmaco-epidemiologico mai realizzato nel campo della medicina generale in Francia. Secondo loro questo enorme studio sarebbe prova dell'efficacia dell'omeopatia. Vedremo se è vero. Allora, innanzitutto, qual è la notizia di partenza? Il FNOM CEO, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, in sostanza Ordine dei Medici, ha pubblicato sul suo sito ufficiale dedicato allo sfatare i miti, dottoremaeverochè.it, dicevo, ha pubblicato una pagina dedicata all'omeopatia e l'ha affidata a Salvo Di Grazia, noto su internet per il suo sito MedBunker, dove da anni sfata miti legati alla medicina. E ovviamente, occupandosi della cosa da un punto di vista strettamente fattuale, ha chiarito che l'omeopatia non ha la minima efficacia scientificamente dimostrata oltre quella di un qualsiasi zuccherino. Invito tutti a dare un'occhiata a questo ottimo articolo che spiega con precisione quali siano gli effetti dell'omeopatia e in particolare della pratica medica legata all'omeopatia, e chiarisce per esempio che il medico deve specificare che il prodotto non agisce su basi scientificamente provate e deve raccogliere un consenso informato da parte del cittadino. Quindi deve chiarire che per la scienza questa roba non funziona. In particolare, parlando di odontologia professionale, viene chiarito che il medico in nessun caso può sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. In reazione a questo semplice dato di fatto che la comunità scientifica è noto da lunghissimo tempo, cioè che l'omeopatia non funziona, c'è stato un vespaio di reazioni da parte di quelli che vedono attaccata la loro primaria fonte di reddito, cioè i cialtroni che vendono zucchero sovrapprezzo spacciandolo per un farmaco. Questa è un'ottima notizia, era ora che l'albo dei medici prendesse posizione e chiarisse una volta per tutte che l'omeopatia non funziona. Per celebrare la cosa andiamo a guardare da libriomeopatia.it un articolo che ci racconta come un ampio studio farmaco-epidemiologico confermerebbe l'efficacia dell'omeopatia. In particolare ci viene detto che si tratta del più importante studio farmaco-epidemiologico mai realizzato nel campo della medicina generale di Francia e che è stato realizzato da un team indipendente, quindi sulla carta si tratta di qualcosa di assolutamente impressionante. Più grande mai realizzato in una delle prime nazioni del mondo, fatto addirittura da un team indipendente. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un programma di ricerca chiamato EPI3, che avrebbe coinvolto 8.500 pazienti in quasi un migliaio di ambulatori, arrivando alla produzione di addirittura 11 pubblicazioni scientifiche. Qui si scrive, tra virgolette, peer review. È un errore, dovrebbe essere peer review è la pratica, peer reviewed è la pubblicazione che ha passato quella pratica, ma sono dettagli. E ci viene rassicurato che per tutta una serie di disturbi comuni si sarebbe vista non solo l'efficacia dell'omeopatia, ma addirittura si sarebbe ottenuto lo stesso risultato con meno farmaci che hanno un vero effetto e quindi meno effetti indesiderati ci si aspetta. Dico ci si aspetta perché la rilevazione degli effetti indesiderati in questo studio non c'è stata. In realtà non c'è stata nemmeno una rilevazione degli effetti desiderati perché non c'è stata nessuna rilevazione degli effetti. Quello che si è fatto è stato un questionario.
Di che cosa quindi stiamo davvero parlando per quanto riguarda questo studio? Cosa è stato fatto? Innanzitutto c'è stata una prima fase di questionario durante la quale ci sono delle persone che sono andate negli ambulatori, i cui medici hanno deciso di partecipare allo studio. Notare che i medici non erano stati informati sulla tipologia dello studio, cioè sul fatto che questo fosse uno studio volto ad indagare l'efficacia delle cosiddette terapie complementari, in particolare della truffa omeopatica. Dicevo, ai medici non è stato detto nulla. I pazienti invece sono appunto stati sottoposti inizialmente a un primo questionario. Durante questo questionario sul posto, nell'ambulatorio, nella sala d'attesa, sono state fatte domande riguardanti le alternative alla medicina e quindi è stato chiesto di partecipare ad un follow-up, cioè a una successiva indagine che sarebbe avvenuta questa volta per via telefonica. Questi sondaggi quindi non si sono accompagnati a dati clinici, cartelle di ospedale, rilevazioni fatte da un medico o cose del genere, ma unicamente riguardano l'opinione del paziente. Per di più, con una selezione spontanea da parte dei pazienti dopo che hanno scoperto che le alternative alla medicina erano coinvolte nello studio. Questo può produrre effettivamente dei bias e può aprire la porta a quella che viene chiamata caratteristica della domanda nelle scienze, cioè la possibilità che nel fare le domande si lasci trasparire il desiderio di un certo tipo di attesa in modo anche non verbale, ed è il motivo per cui in genere gli studi si fanno in doppio cieco. Perché chi fa la rilevazione non deve sapere se sta rilevando quello che ci si aspettava dallo studio oppure no. Quindi, chiarito che si tratta di un questionario essenzialmente, va anche chiarito che questa tipologia di studio è tendenzialmente una tipologia di studio puramente esplorativa, nel senso che tutto quello che possono rilevare sono eventualmente correlazioni che devono prendere per di più su una vastissima gamma di condizioni, di pazienti, di trattamenti, e questo in genere non lo si fa per trarre delle conclusioni in medicina, ma soltanto per stabilire su cosa vanno fatti degli studi più approfonditi. Anche perché esattamente come succede se io continuo a tirare due dadi per un centinaio di volte, ci si aspetta che prendendo numerose misure dei risultati casuali per pura combinazione escano fuori. Quindi, una volta che si sono individuati i risultati con un'alta correlazione, con uno studio di questo tipo, si sa che una parte di questi saranno necessariamente delle semplici coincidenze e servono studi ulteriori per decidere quali effettivamente erano delle pure coincidenze e quali invece erano delle correlazioni motivate da una causa che collegava le variabili osservate. Tutto questo non è stato fatto minimamente, ci si è fermati al questionario, nonostante siano passati anni. E questo già è un primo enorme segnale d'allarme, unito al fatto che la metodologia del questionario non è esattamente la più affidabile, quindi di nuovo tutto quello che abbiamo esaminato finora è rosso completo. Ok, ma vediamo altri dettagli di questo studio. Abbiamo visto per il momento dal punto di vista metodologico che quindi ci sono grossi problemi, ma non è tutto qui. C'è anche da dire qualcosa di molto importante. Chi è che ha finanziato lo studio? Questo lo possiamo vedere da una delle pubblicazioni di cui parleremo. Alla voce conflitti di interessi viene detto che i membri dell'ACER Network, un gruppo di ricerca essenzialmente, non hanno alcun interesse commerciale in una qualsiasi medicina o fattori menzionati in questo studio, quindi non hanno interessi in conflitto con i vari risultati. Tuttavia, subito dopo leggiamo negli acknowledgement che gli studi sono stati finanziati dalla Boiron, una nota marca di zucchero, scusate, di zucchero omeopatico, estremamente, quindi estremamente sovrapprezzato rispetto al normale zucchero che
dal punto di vista chimico è del tutto uguale, ha esattamente gli stessi effetti, ma viene venduto appunto a prezzi da truffa, con la scusa che avrebbe degli effetti medicinali che non ha. Dicevo, la Boiron ha finanziato tutti questi 11 studi e il gruppo Laser è stato appunto pagato per effettuarli in un rapporto continuativo con la Boiron. Quindi non è vero che non avevano alcun interesse nei risultati, perché a seconda di quanto dichiaravano nei loro risultati, la Boiron avrebbe potuto decidere di continuare o meno a finanziare queste indagini. Per cui, innanzitutto, abbiamo un conflitto di interessi che non è stato dichiarato nella maniera appropriata, ma quantomeno è stato riconosciuto il finanziamento, quindi diciamo che questa come infrazione è minore. Come infrazione è minore, ma come problema in realtà non lo è, perché per l'appunto abbiamo visto che questo gruppo di ricercatori ha un conflitto di interessi. Ma direte voi, vabbè, sono 11 studi, questo è uno soltanto, magari quelli che hanno fatto gli altri studi non avevano questi legami con la Boiron. Il problema è che tutti e 11 gli studi sono fatti esattamente dalle stesse persone, cioè sempre da questo gruppo Laser. Non soltanto abbiamo le stesse persone che vanno praticamente ovunque gli riesca pubblicando i loro risultati, andiamo a vedere dove sono andati a pubblicare i loro risultati. Il primo studio segnalato era pubblicato su BMC Musculoskeletal Disorders, un giornale con Impact Factor 2.11, bassissimo quindi. Ricordiamo che un Impact Factor minimamente decente è 3 o 4, un altro sull'European Spine Journal che ha Impact Factor 2, BMJ Open, un Impact Factor quasi 3, Pharmacoepidemiology and Drug Safety, il quale ci stupisce con un Impact Factor senza precedenti di 0.11, l'Impact Factor di Omeopathy, il giornale della facoltà di Omeopatia, di 2.35, cioè gli acquaiuoli in persona, uno dei pochi giornali decenti su cui hanno fatto la pubblicazione è stato PLOS ONE con un impact factor di 3.54. Si tratta di un open journal pubblicato dalla Public Library of Science. È un tipo di giornale in cui i controlli sono relativamente più bassi e di più facile accesso, ma questo fa parte appunto del movimento della Open Science, quindi c'è un buon motivo sotto. Tuttavia, stanno pagando questa loro politica di apertura con un impact factor significativamente in declino dai fasti del 2009 in cui si toccava 5.5, alla disgrazia attuale in cui hanno già toccato 3.54. Poi abbiamo il giornale decente per davvero, Clinical Epidemiology, Health Economics Review, per il quale non sono riuscito a trovare un impact factor da nessuna parte. Tuttavia, un dato significativo sono riuscito a recuperarlo ed è il fatto che negli anni in cui questo articolo è stato scritto, la maggior parte degli articoli di questo giornale non aveva nessuna citazione. Infine, abbiamo il BMC Complementary Alternative Medicine, quindi di nuovo gli acquaiuoli, questa volta uniti a altri ciarlatani, e questi alternativi alla medicina ci raggiungono con un impact factor di 2.94. Quindi, come abbiamo visto, si salvano soltanto due dei giornali su cui questi 11 studi sono stati spammati essenzialmente sempre dalle stesse persone. Ma non basta qui, perché dobbiamo anche precisare che di questi studi ben 5 non trattano minimamente l'omeopatia come argomento. Hanno semplicemente gonfiato il numero di studi che riguardano questo progetto di ricerca EPI3 con pubblicazioni su giornali che riguardano qualcos'altro, non l'omeopatia. Nello specifico, per esempio, abbiamo che l'articolo pubblicato sul BMC Musculoskeletal Disorders riguarda esclusivamente le caratteristiche dei pazienti, senza entrare nel merito di se abbiano tratto o no minimamente giovamento dall'omeopatia. E lo stesso accade sul giornale European Spine Journal, dove di nuovo si tratta unicamente di che caratteristiche hanno i pazienti
dei dottori in Francia. Essenzialmente la stessa cosa avviene anche su BMJ Open. Anche qui essenzialmente non si tratta di quali siano i risultati specifici dell'acquetta omeopatica rispetto ai farmaci. Quindi già abbiamo che questi 11 studi pubblicati vanno innanzitutto ridotti a 6 perché 5 di questi non riguardano minimamente l'omeopatia. Poi abbiamo che degli altri 3 sono pubblicati sul giornale degli acquaioli, quindi onestamente non perderò nemmeno il tempo a darci un'occhiata, ma invito voi a farlo. Il link è in descrizione, raggiungetemi sul server Discord e venitemi a dire se avete trovato qualcosa di particolarmente comico, interessante dentro questi articoli o se uno di questi rivela che in realtà mi sono sbagliato completamente, sia io che l'intera comunità scientifica internazionale, le discipline delle scienze dure come la fisica, la chimica e via discorrendo. Pertanto ci rimangono soltanto 4 articoli pubblicati su rivista scientifica, 2 di questi sono addirittura articoli su riviste decenti, sono quelli su PLOS ONE e su Clinical Epidemiology, quindi possiamo discutere di qualcosa che ha addirittura una minima decenza dal punto di vista scientifico, nonostante appunto tutti i difetti che ho già indicato prima. Possiamo quindi andare a vedere cosa proclamano in questi studi scientifici gli esimi dottori che si sono fatti pagare un totale di 6 milioni di euro dalla Boiron per portare avanti questo progetto di ricerca. Non sono investimenti da poco, dopotutto vediamo che risultati ha avuto l'omeopatia da tutto questo. Conclusioni. I pazienti di disturbi muscoloscheletrici visti da degli omeopatici mostravano una progressione clinica similare quando meno esposti a medicine in confronto a pazienti curati da un vero dottore con meno effetti avversi, senza quindi perdita di opportunità terapeutica. Questa è l'affermazione che fanno al termine dello studio. Vediamo se i dati però li supportano. Innanzitutto, di che dati stiamo parlando? Si comincia con dei dati sul pubblico che è stato esaminato. I numeri, per cominciare, notiamoli, sono abbastanza decenti, nel senso che ci sono 500 misti, quasi 300 persone curate a pieno, quasi 400 persone che invece si sono affidate ad un omeopata. Ecco, prima questione, vedete ogni tanto degli asterischi perché ci sono delle differenze significative per una serie di variabili tra i 3 gruppi di pazienti. E già questo è un enorme problema, significa che la randomizzazione, come si dice in gergo tecnico, è fallita, cioè che stiamo comparando essenzialmente pere con mele. E già qui abbiamo un grosso problema, soprattutto quando vediamo che, per esempio, il 50% dei pazienti di veri medici non ha mai fumato, mentre questa percentuale sale al 64% per chi si affida agli acquaiuoli, mentre i fumatori cronici sono del 26% per i pazienti di veri medici e del 15% per i pazienti di acquaiuoli. Sono numeri molto diversi, quindi dicevo, stiamo per cominciare comparando pele e mele, ma non basta qui. Andiamo a vedere innanzitutto i risultati rilevati che possiamo vedere in questi schemi. Più basso è il valore su queste tabelle, più migliore è il risultato per la persona. Una primissima cosa che salta all'occhio è che al termine del trattamento, in un caso non cronico al momento dell'inizio della sorveglianza, chi si è affidato agli acquaioli si è sentito meglio nel breve termine, ma essenzialmente altrettanto bene rispetto a chi si è fatto curare per davvero. Inoltre, notiamo che chi si è fatto curare per davvero è iniziato in una condizione peggiore rispetto a chi è andato a prendere il bicchiere d'acqua. I risultati però sono tutti nello stesso range, addirittura chi ha avuto una cura mista non riusciamo a distinguere dove sia rispetto a chi si è affidato all'omeopatia. Però
Quello che va detto è che c'è una bella differenza tra il distacco che avevano i fan dell'omeopatia quando sono partiti all'inclusione rispetto a quello che hanno al termine delle terapie. Questo sembrerebbe indicare che chi si è affidato alla medicina è guarito molto di più di chi si è affidato all'alternativa alle medicine. Coincidenza? Io credo di no, ma non ho i numeri, quindi non posso certo dimostrarlo. Non ho i numeri, dico perché per l'appunto non ci sono stati dati i dati grezzi in allegato a questo studio, cosa che invece per questo tipo di analisi è abbastanza tipica. Ma dettagli di nuovo. Andiamo a vedere poi un dato che secondo me è della massima importanza e che non è stato minimamente considerato nella conclusione che avete sentito. Ed è la percentuale di persone che non hanno avuto nessun tipo di miglioramento partendo da una condizione non cronica. Quello che si vede è che la percentuale è del 16% per chi si è fatto curare e del 20% per chi invece ha scelto l'acqua. Si tratta all'incirca del 30% in più di possibilità di non avere nessun effetto terapeutico nel momento in cui si sceglie da persona che non ha un disturbo cronico di affidarsi all'acqua, agli omeopati. Questo a me non sembra un decorso similare. Questo mi sembra un qualcosa che nessuno vorrebbe né per sé né per i propri familiari. Questo risultato è quello che ci viene descritto come hanno avuto più o meno gli stessi effetti. Spero che anche voi notiate che, come dire, c'è qualche problema qui, qualche dissonanza tra quello che ci dicono i dati e quello che ci dicono quelli che sono stati pagati dalla Boiron per analizzarli. Ma andiamo avanti. Un altro problema con questo studio è quali malattie hanno preso in considerazione. È un fritto misto di qualunque cosa, cioè abbiamo disturbi alla schiena, disturbi alle braccia, disturbi alle gambe, c'è una certa percentuale di casi cronici e in tutto questo non ci stanno dicendo esattamente quali sono i disturbi. Qui abbiamo una lista di cosa potrebbe essere, come esempio, non è assolutamente comprensiva, classificato come una MSD e troviamo la sindrome del tunnel carpale, le tendiniti, abbiamo legamenti distorti, slogature, ma anche neuriti digitali, sindromi particolari, sindromi degenerative e così via. Insomma, c'è di tutto di più qui dentro. Se qualcuno volesse cercare un nesso causale, non saprebbe minimamente nemmeno da dove partire. Perché per l'appunto potrebbe essere più o meno qualunque cosa. Ma ok, il primo essenzialmente ha dei dati che confutano le conclusioni. Andiamo a vedere nel secondo studio. Questo è quello pubblicato su PLOS ONE, cioè il sistema open access, e qui viene concluso che i pazienti che vanno da acquaioli omeopati utilizzano meno antibiotici, meno antinfiammatori per URTI rispetto a quelli che seguono la medicina. Nessuna differenza sarebbe stata osservata per coloro che seguono una pratica mista e c'è da studiare un eccesso di infezioni nei fan dell'omeopatia che però viene indicato come non statisticamente significativo. Esattamente di che stiamo parlando qui? Andiamo a vedere questi gustosi risultati. Allora, innanzitutto va precisato che cosa sono queste URTI. Le URTI sono le infezioni comuni del tratto respiratorio superiore. Cosa può includere questo? Di nuovo, di tutto di più, dalla bronchite al raffreddore. Chi più ne ha più ne metta, sono semplicemente infezioni virali o batteriche che riguardano una certa zona della gola e il naso. Non è specificato di nuovo minimamente di quali malattie stiamo parlando, quindi di nuovo non possiamo trovare un nesso causale nemmeno volendo perché stiamo misurando un secchio di cose completamente assortite.
Ma nonostante questo troviamo una dichiarazione molto importante, e cioè c'è evidenza che l'omeopatia abbia poco effetto su questo tipo di sindromi. Poco effetto, cioè è inefficace, tradotto dalle vergognose parole degli omeopati. Tuttavia, ricordando che per l'appunto qui stiamo parlando di roba tipo raffreddori e bronchiti, di nuovo andiamo a vedere quali sono le caratteristiche dei partecipanti allo studio. Questa volta abbiamo un totale di 518 pazienti, divisi tra persone curate per davvero 165 e persone curate solo per finta 150. Di nuovo c'è una differenza che loro dichiarano statisticamente significativa del 5% circa nella percentuale di donne. Abbiamo un'ulteriore grossa differenza per le percentuali di fumatori, di nuovo, come per esempio questo 36% di non fumatori tra quelli curati per davvero e 55% di non fumatori tra quelli curati solo per finta. Inoltre, abbiamo grosse differenze in termini di quali sono i sintomi per cui queste persone sono state curate. Possiamo vedere che come sintomi notiamo significative differenze. Per esempio, abbiamo il fatto che chi si è curato per davvero aveva una probabilità del 53% di avere una febbre superiore ai 38,5 gradi, mentre chi si è curato solo per finta aveva questa probabilità ridotta soltanto al 37,3%, quindi c'è una differenza di circa il 16% tra i due campioni. Non è una differenza di poco conto, infatti l'hanno indicata come statisticamente significativa. Inoltre va notato che in termini di vera terapia, anche chi si è affidato all'acqua fresca in realtà ne ha fatta un po'. Il 52% ha preso degli antibiotici per davvero, mentre tra quelli che si curavano per finta soltanto il 20%. E quali sono i risultati di tutto questo? Beh, dal punto di vista delle persone curate i numeri sono molto simili. Come vediamo, i rapporti di probabilità sono dati prendendo come 1 quello che è successo alle persone curate per davvero, 1,16 alle persone curate solo per finta, cioè di 165 persone veramente curate, 110 hanno visto ridurre i loro sintomi e di 150 persone curate per finta, 104 hanno visto ridurre i sintomi. Inoltre abbiamo che ci sono altri due dati molto significativi e sono il fatto che l'uso degli antibiotici e l'uso di antinfiammatori nei 12 mesi successivi alla visita è stato molto, molto, molto minore nei pazienti che si curavano appunto solo per finta. Addirittura abbiamo 75 contro 27 e 106 contro 61, praticamente la metà di quelli curati solo per finta ha fatto uso di antibiotici almeno una volta o infiammatori. Ovviamente stiamo parlando di indipendentemente dalla causa, magari qualcuno è andato a farsi curare per altro, loro l'hanno rilevato comunque. Questo di nuovo rientra tra quanto questo studio sia stato fatto in maniera povera dal punto di vista metodologico. Ma un altro dato fortemente rilevante è questo 1,7 qui. Infatti, nonostante i pazienti curati per finta siano solo 150, quindi 15 in meno di quelli curati per davvero in questa parte dello studio, abbiamo che 24 di quelli curati per davvero hanno avuto almeno un'ulteriore infezione, mentre 32 di quelli curati per finta hanno avuto lo stesso risultato. Questo è quel risultato che si sono affrettati a dichiarare come statisticamente non significativo, ma da indagare comunque. Io trovo abbastanza normale che chi non prende gli antibiotici poi rischi di più in termini di infezioni. Comunque, questi sono i risultati del secondo studio. Ricapitolando, abbiamo un'ammissione che l'omeopatia per queste cose è inefficace. Abbiamo il fatto che si sta considerando una valanga di malattie completamente a caso e abbiamo il fatto che gli unici due risultati effettivamente solidi dal punto di vista scientifico sono il fatto che le persone curate per finta hanno usato meno farmaci e il fatto che
Curiosamente, chi ha preso meno antibiotici poi si è trovato più infezioni. Andiamo infine al giornale Clinical Epidemiology. Questo è quello che aveva un impact factor di 7. È la nostra ultima spiaggia, è l'unica cosa che a questo punto ci rimane, che potrebbe essere salvata da questo studio più grande della storia per i nostri eroi dell'omeopatia, pagati 6 milioni di euro. Cosa dice quest'ultimo studio? Andiamolo ad esaminare. La conclusione in questo caso riguarda di nuovo le MSD, cioè i pazienti che soffrivano di disturbi muscoloscheletrici. Tuttavia, in questo caso si sta analizzando esclusivamente l'aspetto del trattamento del dolore, che è una delle cose in assoluto più influenzabili tramite effetto placebo, come penso avrà sperimentato più o meno chiunque quando gli si è dato un bacino sulla bua quando era piccolo. E cosa stanno affermando? Che l'utilizzo di fa veri farmaci era significativamente più alto nei pazienti anziani che consultavano un vero e proprio medico, in contrasto l'uso di analgesici e l'evoluzione del dolore per la condizione era similare, di nuovo questa parola, in tutti e tre i gruppi. Consultare un omeopata per i dolori muscoloscheletrici non sembra rappresentare una perdita di opportunità terapeutica, secondo loro, e comporta però un decremento nell'utilizzo di questi farmaci. Ok, questa già sarebbe uno studio dai risultati estremamente limitati, anche se lo prendessimo per buono, perché per l'appunto abbiamo un'ottima spiegazione per una cosa del genere. L'effetto placebo esiste e funziona. Ci aspettiamo che ci siano effetti placebo. Non c'è nulla qui che dà credito di per sé all'utilizzo dell'omeopatia. E notare che, non essendo stato fatto il confronto con un puro trattamento placebo, che nel caso dell'omeopatia sarebbe stato assolutamente identico al trattamento omeopatico, con l'unica differenza che l'acqua la si shakerà meno o che lo zucchero, insomma, ha un'etichetta diversa alla vendita. Dicevo, non è stata controllata una causa arcinota che potrebbe spiegare questo effetto, e allo stesso tempo, sorpresa sorpresa, c'è un altro problema. Nonostante questa sia la ricerca pubblicata sulla rivista più di prestigio, è anche la ricerca con i numeri più piccoli. Infatti, soltanto 146 pazienti sono stati selezionati e il gruppo di persone trattate per davvero è di sole 24 persone. Sole 24 persone è un numero estremamente ridotto. Questo indebolisce molto la validità di questo studio, perché significa che se semplicemente tre persone all'interno di quel gruppo hanno un esito anche solo leggermente diverso, questo porta a cambiare i risultati di questo studio. Andiamo a vedere cosa ci rivelano i dati rispetto a, innanzitutto, la popolazione di nuovo. Ancora una volta vediamo che c'è una significativa differenza di proporzione nel genere, una grande differenza nel numero di fumatori, questa volta in percentuale il 23% in più di persone non ha mai fumato tra quelli che si affidano all'acqua fresca. Quindi di nuovo stiamo confrontando mele con pere e, cosa ancora più importante, l'esito di questo studio è che nessuno dei pazienti ha avuto benefici dai trattamenti. Guardate come sono praticamente orizzontali le linee di questo grafico che dovrebbe rappresentare l'evoluzione dei risultati per questi pazienti. Se dobbiamo credere a questo studio senza porci il minimo dubbio sulla bontà della sua metodologia e su quanto hanno fatto questi ricercatori pagati dalla Boiron, dicevo, se lo prendiamo per oro colato, quello che se ne deduce è che i farmaci, sia omeopatici che non sono serviti a nulla per questi pazienti. Per
cui la giusta reazione sarebbe quella di non prescrivere più nulla per queste sindromi. Ma per l'appunto, come dicevo, questo studio è particolarmente debole. Ma ok, a questo punto abbiamo finito questa carrellata di dati scientifici. Ragioniamoci un attimo per 5 minuti, però. Avendo constatato che questa storia puzza di truffa sotto qualunque punto di vista, perché ci sono conflitti di interessi, la metodologia è semplicemente insufficiente, i dati non sono in accordo con le conclusioni presentate, c'è una pratica estremamente sospetta come quella di pubblicare su riviste di bassissimo impact factor, buona parte degli studi non aveva nemmeno la minima relazione con l'omeopatia, nonostante siano stati contati per gonfiare i numeri essenzialmente, dicevo, ignoriamo tutto questo e facciamo finta che vogliamo prendere sul serio quanto ci è stato detto, cioè che con l'omeopatia si possono prendere meno farmaci normali. Io voglio riportare l'attenzione su quello che stabilisce l'articolo 15 del codice di deontologia medica, e cioè che il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Quindi, se tutta l'argomentazione che il più grande studio finanziato dalla Byron riesce a fare è che grazie all'omeopatia possiamo evitare di curare le persone, questo è precisamente qualcosa che la deontologia medica proibisce. Quindi, bene fa il FNOMCEO nel caso a schierarsi contro l'utilizzo dell'acqua fresca spacciata per cura. E vi ringrazio per l'attenzione, credo di averci messo ben più tempo di quello che pensavo, ma insomma, ogni tanto fa bene andare a tuffarsi in qualche analisi scientifica, soprattutto quando ci sono da celebrare buone notizie, come quella del fatto che la FNOMCEO finalmente sta prendendo l'ovvia posizione suggerita dalla scienza, cioè che l'omeopatia non funziona. In attesa quindi che finalmente l'omeopatia venga trattata al 100% per la truffa che è da tutti, io vi saluto, per oggi è tutto, e spero concorderete con me che è ora di riaccendere il lume della ragione. Ciao! Grazie dell'attenzione. Se ti interessa questo tipo di video, metti mi piace e condividi, te ne sarò molto grato. Se non vuoi perderti qualcosa, iscriviti al canale e clicca la campanella, così YouTube ti avviserà quando c'è un nuovo video. A presto!